Bentrovati, benvenuti a tutti quanti, carissimi amici rossoneri, soprattutto rossoneri milanisti, ma anche non, perché siamo qui degli sportivi, diffidati dalle imitazioni, ok? Allora, questo video parliamo seriamente, non si scherza più, abbiamo scherzato 2 settimane con la pausa nazionali e invece adesso da domani si torna a fare sul serio. Bisognerà fare molto sul serio, penso. Del tutto sul serio, aggiungerei. Ci vedrà partita che ci vedrà impegnati alle ore 18 al Stadio San Siro contro l'Udinese. Udinese che, come sapete, per noi è un po' una sorta di bestia nera, una partita, una squadra che ci ha sempre un po' dato fastidio e lo dimostrano i fatti. Infatti, perché adesso parleremo, ho preso degli appunti, delle dichiarazioni di Mister Fonseca alla conferenza di oggi, e c'è stata la prima domanda che infatti ha parlato che negli ultimi 9 anni Milan Udinese abbiamo uno score di 2 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, a Milano, in casa a San Siro, e questa la dice tutto, la dice lunga, no? Penso. Intanto, prima di iniziare, vi invito a lasciare like, campanella attiva, sostenere il canale, iscrivervi e se vi va, commentare, insomma, ditevi cosa ve ne pare voi, ve ne pare della conferenza stampa, le sensazioni di domani, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda questo trend che abbiamo nelle mura amiche di San Siro contro i bianconeri, Fonseca ha risposto così: non ho guardato la statistica, ma so che battere l'Udinese è sempre difficile. Domani non sarà diverso, perché loro sono una buona squadra e stanno facendo un buon campionato. Sono partiti forti, sono partiti bene, sono aggressivi, giocano bene e sono molto motivati. Cosa da non sottovalutare. Dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere. Sarà una partita molto intensa e difficile. Senza alcun dubbio lo sarà, anche perché c'è il punto di domanda su, perché abbiamo avuto tanti, poi lo dirà anche lui stesso, di giocatori che, ahimè, sono stati assenti per la nazionale, non si sa come sono venuti e quant'altro. Poi gli hanno fatto anche la domanda per quanto riguarda il clima a Milanello. Il mister ha risposto: non avevamo tanti giocatori durante la pausa, abbiamo lavorato con i ragazzi di Milan Futuro, ho avuto tutta la squadra solo da ieri, e questo infatti è un problema, è un problema. Ste nazionali, benedette nazionali, abbiamo fatto quello che andava fatto, abbiamo parlato della partita con la Fiorentina e preparato quella contro l'Udinese. Abbiamo detto tutto quello che era normale dire dopo quello che era successo. Ovvio, sarebbe il minimo, no? Io non chiudo gli occhi quando ci sono dei problemi. In tutte le squadre ci sono problemi. Chi più, chi meno, infatti. C'è chi le sa mascherare, chi riesce a averne meno, un leggero quantitativo rispetto a quello che abbiamo noi. E noi si vede proprio a vista d'occhio. Si stanno espandendo a macchia d'olio. Vanno affrontati faccia a faccia ed è quello che ho fatto col problema che abbiamo avuto. Infatti, si fa così: si affrontano faccia a faccia da persone civili, educati, responsabili, cosa che qualcuno non ha avuto. Però, sulla leadership fraintesa, il mister ha risposto: non si nota da fuori? Io non faccio per farmi vedere. Non sono un attore, dico quello che penso nello spogliatoio, faccia a faccia con i giocatori. Bravo. Infatti, tanti show televisivi, lasciamoli al boss. Noi pensiamo, l'allenatore deve pensare allo spogliatoio. Dico quello che penso nello spogliatoio, faccia a faccia con i giocatori. Ok, anche con qualche singolo giocatore, se c'è qualche problema, non me ne frega un cazzo. Del nome del giocatore. Sono diretto con la squadra e anche con i singoli che hanno sbagliato. E si fa così. Si fa così. Purtroppo. Cioè, purtroppo.
Quando c'è da ricorrere a queste cose, si fa così. Da persone civili, responsabili, con la testa sulle spalle. Contatti con Ibrahimovic. Se ha avuto contatti con Ibra, il boss, Lion King. Sì, parliamo quasi tutti i giorni di tutto quello che ci riguarda la squadra. Siamo tornati assieme in treno dopo la partita e ne abbiamo parlato tutto normale, dopo il treno dopo Fiorentina-Milan. Sulla formazione ha detto punito chi ha sbagliato a Firenze? Vediamo domani. Per me nessun giocatore è più importante della squadra quando si sbaglia sotto questo punto di vista. Infatti, i colori, la maglia, la squadra è più importante dei singoli. Qui sta dicendo tutte cose sacrosante, eh. Ora poi vi dico il finale cosa ne penso. Sui liberali e il resto dei giovani che abbiamo anche con il Milan Futuro. Dal primo giorno ho detto che credo molto nei giovani che abbiamo. Adesso si può dire quasi poco. Così, eh. Jimenez, Bartesaghi, Zeroli, Liberali, Camarda, Cuenca, eccetera, eccetera. Hanno tanta qualità. Il Milan ha fatto bene a creare il Milan Futuro per dargli uno spazio e farli crescere. È giusto, no? Io per l'amor del cielo. Però bisognerà anche che vengano presi in considerazione se le cose si evolvono non bene nel futuro prossimo. Allora, su Pulisic è definito stanco e da proteggere per Pochettino. E qui è stato un grande, io ve lo dico. Lo ringrazio per averlo liberato prima dell'ultima amichevole. Pochettino ha avuto la sensibilità nel permettergli di riposare e mi è piaciuto quello che ha fatto. Se pensiamo che è stanco adesso, dopo 7 partite, cosa dobbiamo pensare tra 20 partite? Non ha senso parlare di stanchezza in questo momento della stagione, appena iniziata. Dai. Poi neanche alla domanda. Non avere in mano lo spogliatoio, non devo dare risposta, non devo dimostrare niente, non sono un attore. Oggi nel calcio sembra esserci tanta necessità di dimostrare delle cose. Io non ce l'ho, sono fatto così e da una parte per questo ha tutto la mia stima per questo qui. Poi può sbagliare modulo, magari fa giocare i giocatori contro, non riesce a far entrare nella testa il suo concetto di gioco, magari certe volte è un po' duro. Però guardate che è una persona, questa è una persona per bene. E qui ha tutta la mia stima. Sulle parole di Renders sulla crescita che procede piano piano. Io voglio dire la verità, è sempre difficile cambiare tante cose. Stiamo cambiando. Anche io devo capire che è un cambiamento grande e devo essere più paziente di quanto mi aspettassi. Beh, quello sì. Ci serve più tempo per cambiare. Qualcosa si vede anche di importante, però dobbiamo continuare. Non abbiamo tanto tempo per lavorare, ma dobbiamo migliorare. Questo è all'occhio di tutti, per forza. Sostituto Theo Hernandez, non ho deciso, ha risposto. Certamente, ovviamente, non è che ve lo viene a dire a voi, non lo va a dire in certo conferenza, neanche lo sa già, ma non lo dice. Sul turnover, forse sì, dato che abbiamo tante partite, c'è questa necessità. Però prima ha detto, se avete fatto caso, ha detto. Dopo 7 partite, stanco, forse lui intende anche turnover, ma un po' più là. Quando saranno già 20 partite, anche, vediamo un po', vediamo un po'. Su Musa e Okafor. Okafor è una possibilità, ma non so se giocherà. Sicché lui proprio non lo vede. Oh, ragazzi. Musa non mi sembra possibile metterlo all'esterno, non lo vedo lì. Infatti, perché tanti insistono con Musa esterno. Non è un esterno, non è un esterno. Volete capire, sì o no? Oh, fascia da capitano. E qui si arriva nella parte clou, eh. Sono arrivato qui e il Milan aveva già 3 capitani, Calabria, Theo e Rafa, che sono i giocatori con più partite qui. Io posso essere d'accordo o no, però ho rispettato questo, giustamente. Penso che questa squadra abbia bisogno di più leadership. Ci sono molti giocatori, punto, scusate se andavo avanti. Per me non è importante tanto la fascia in campo. Lo è più nello spogliatoio, avere 2 o 3 giocatori per condividere la leadership. Vuol dire, questo che ha detto che vuol dire? Che chi prende la fa chi indossa o ha indossato e probabilmente indosserà la fascia a capitano non è un leader. E questo si vede da tante cose e lo avete visto tutti.
tutti l'avete visto. E purtroppo non ce ne sono altri, perché non siamo una squadra dove c'è un leader. Questa è una carenza gigantesca, colossale. Dite di no. Cambiamento difficile, sul cambiamento che è tutto collegato. Voi pensate che abbiamo perso per un problema tattico-tecnico? Ve lo dico anch'io, infatti. Avete pensato che c'è stato un problema con la Fiorentina tecnico-tattico? Sinceramente, per me c'è di più. Infatti, noi non abbiamo avuto la cattiveria e la voglia di correre più della Fiorentina. Non abbiamo avuto aggressività. Non si tratta di tattica. E per finire, scusate, giro la pagina, perdonatemi, correre più degli avversari e non l'abbiamo fatto. Ecco, e qui penso che con quest'ultima risposta che ha dato nella conferenza di oggi, ha detto tutto. Perché tutti vi concentrate, rompete le scatole col modulo 4-4-2, 3-5-3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-PPP, modulo a valanga, modulo ali di farfalla, modulo albero di Natale, abete, modulo a cipresso. Ma te puoi mettere tutti i moduli che vuoi, tutta la tattica, puoi si preparare tutta la tattica che vuoi. Ma se te entri in campo, perché bisogna anche ragionare un attimino, anche di agonismo, non solo serve diamine, ma una gara con la Fiorentina che il gioco non lo ha, che non aveva tanto di meglio di noi, ecco qual è stata la differenza. E finalmente l'ha detto, è stufo, ha alzato la voce, è carico a mille, perché non si può andare avanti così. Questi in campo, ragazzi, non conta il modulo, la tattica, ma se incolpisci il pallone di testa, se fa un passaggio di 2 metri al compagno più vicino, se ne stoppi in pallone, se provi a fare un tiro, se ne punti mal l'avversario e vai, che cavolo c'entra la tattica e il modulo? Cioè, procuri rigori, come qualcuno, a proposito di capitani e leadership, ti fai espellere dopo la partita, sbagli 2 rigori, come bambini dell'asilo che abbiamo... con atti osceni in luogo pubblico sono stati quelli. E poi voi potete parlare di modulo, difesa 3, difesa 4, difesa 8, mediana, linea mediana con 4 giocatori più regista, 4 attaccanti, 2 attaccanti, una punta, 3 portieri, potete mettere che vi pare, ma se te in campo non scegli, non ha voglia, non corri, non lotti, non vinci il contrasto, non tackle, non lo sgomiti, picchi i giocatori, commetti falli nel momento sbagliato, quando non serve, senza cattiveria, senza furbizia. Lo vedi che ce la fa sfondare avanti? Cerca di rimediarti una punizione. I falli laterali, dove è nata la rete della Fiorentina. 6-0-0, dove l'hai tutta questa furia? Cioè, ci vuole un po' più di essere scaltri, furbi. E tutte queste cose, poi si può parlare di Fonseca, sbaglia cambi e tutto. Ma vi è sembrato una cosa normale quello che abbiamo visto? E che la mia paura è che anche domani sia così. Questi giocatori è una squadra che deve sentire l'acqua alla gola, perché se no non reagiscono. Non reagiscono. Col derby è stata una parentesi, perché sapevano che erano in discussione. Bene, tutte le partite adesso lo devono essere. Devono essere in discussione. Ogni singola partita, come è l'allenatore. Perché a me mi dispiace, non stop, un passaggio dritto, una marcatura, non è possibile. Poi ti può parlare di moduli, tattica, movimenti, quello, ma se non fa queste, te mi dispiace, ma allora, via. Quasi mi prende fogli. No, niente. Mi è andato da aggiungere. Poi ha detto tutto, spero l'abbiate capito. Io so con Fonseca, mi dispiace.
farà i suoi errori, le cappellate, però è una persona umile e che vuole lavorare, che si vuole migliorare. Qualcuno, a parte non è protetto, è messo al patibolo, qualcuno che però è allenato da lui non si degna, non si abbassa tanto. E guardate che ora basta, basta. Per me può essere come ha ragione lui, non guardo né nomi ecco. Basta, farsi prendere in giro così mi dispiace. Perché queste cose si vedono anche con Pioli. E ora basta, basta. Ciao a tutti, dai, vi invito, like, campanellina, sostenete il canale. Ditemi cosa ne pensate se vi va. Condividete, se vi costa niente, no, mi costa niente, condividere e via. Ciao a tutti ragazzi, Forza Milan, vi vediamo domani per il prepartita. Ciao.